Ciao a tutti, siamo qui a Riva degli Etruschi dove si sta svolgendo un raduno della nazionale di atletica che comprende un po' tutte le distanze del mezzo fondo e della maratona. Abbiamo due ospiti questo pomeriggio, Silvia Weichsteiner e Rosalba Console. Silvia è reduce da un 2010 un po' pieno di problemi, ma si sta riprendendo bene. Cosa ti aspetti da questo 2011? Sì, adesso gli allenamenti vanno bene, pian piano. Ho visto che ho perso un bel po' di tempo, poi adesso vanno le cose e per il 2011, per prima cosa spero di non farmi di nuovo male e poi vedo passo dopo passo adesso come vado avanti. Intanto adesso faccio l'indo e poi dopo decido se allungare un po' le distanze o di fare ancora i 5.000 quest'estate, quello poi dipende un po' dagli allenamenti. Vediamo. Sei arrivata settima ai campionati mondiali di Berlino 2009, giusto? Sì. Quindi insomma sei un atleta di livello internazionale. Beh, il prossimo anno ci sono i giochi di Londra 2012 e quindi insomma domanda obbligata, è sicuramente uno degli obiettivi più importanti per te. Tu hai già gareggiato a Pechino, giustamente? Sì, sì. Ho fatto 5.000. E quindi insomma la prima volta si partecipa, la seconda... Uno si aspetta qualcosa di più, poi adesso infatti dipende tutto dall'anno 2011, se decido di fare magari una maratona, anche questo è ancora tutto, è tutto un po' così. Vediamo come va avanti la stagione, se allungo già quest'anno o se rimango sui 5.000 o 10.000. Ultimamente ti vediamo sempre più spesso qui in bassa Toscana ad allenarti, beh vuol dire che ti piace, insomma, tu sei sì. Di Vipiteno e vabbè in questo periodo il clima qui è un po' più bello. A casa mia al momento è un po' difficile ad allenarsi perché beh, fa freddo ma anche perché le strade sono proprio ghiacciate, c'è il ghiaccio, quindi con le scarpe da ginnastica uno scivola. E poi mi trovo anche bene qui, cioè sto tranquilla, posso allenarmi e... va bene così per l'inverno, poi l'estate rimango volentieri a casa. Beh, si sta molto meglio Vipiteno d'estate. Va bene, in bocca al lupo per la stagione e insomma speriamo che tu possa ritoccare anche i tuoi primati personali. Comunque hai dei tempi di altissimo livello, ricordiamo i tuoi primati personali sui 5.000 per esempio. È 15.02. Che è un gran tempo. Ho un obiettivo di scendere sotto i 15 minuti, boh. Vediamo. Dai, speriamo. E Rosalba Console invece insomma, ha fatto un 2010 così un po' altalenante, hai preparato bene i campionati europei, poi volevi gareggiare anche alla maratona di New York, purtroppo un infortunio ti ha bloccato, insomma cosa ci racconti del tuo 2010? Ma diciamo un 2010 un po' deludente, i campionati europei non ho raccolto quello che volevo esattamente, poi mi sono ripresa abbastanza in fretta per voler diciamo strafare, poi c'è stato questo piccolo infortunio che mi ha fatto stare ferma un mese e mezzo, adesso mi sono ripresa bene e guardo avanti. Bene, bene. Dopo il 2:26 insomma della maratona di Berlino 2009 è chiaro che punti ancora in alto, insomma, almeno a riconfermare o a migliorare quel risultato in qualche maratona questa primavera? Ma sì, il primo obiettivo di quest'anno è la maratona di Roma, dopodiché guardo agli Olimpiadi del 2012 dove spero di fare bene. Ecco, il mio sogno è quello di piazzarmi, di fare una bella gara con la maglia azzurra, questo è uno dei miei grandi sogni che fino adesso... diciamo che ho raggiunto in parte.